linea di massima il funzionamento dell'individuo, spero lo abbiate capito. E andando a giocherellare con i drogaggi si cambiano un attimo le caratteristiche dei diodi, per cui si hanno, come vi dicevo, diodi Zener, diodi in grado di sopportare correnti più o meno forti. Insomma, il gioco consiste nel lavorare sul drogaggio. A questo punto però partirei con un altro capitolo che è abbastanza importante e vi prego di prestare attenzione perché praticamente è la chiave di tutto il quarto anno. Allora, rimaniamo sui dispositivi a semiconduttore e vado a cercare di illustrare i transistor a induzione bipolare. B, J, T. Bipolar, junction, transistor. Bipolar. E anticipo un attimo le cose dicendo che il simbolo trovato nel BJT è di questo tipo. Oppure di questo tipo qua. Prego. NPN. La differenza tra questi due simboli consta nella freccettina. Se la freccia esce da quella che viene detta base, e va verso l'altro polo che è l'emettitore, il nostro transistor è detto NPN. Se invece la freccia va dall'emettitore verso la base, il transistor è PNP. Ora è chiaro, questo ancora non è chiaro nel significato delle sigle. Lo sarà, spero, tra un po'. NPN, immagino che qualcuno di voi comincia a intuito a cosa ci si sta riferendo. Ha dei pezzettini di silicio drogati o N o P. Solo che qui, a differenza del diodo che avevamo nelle recensioni PN o NP, qua abbiamo tre parti drogate diversamente. Quindi abbiamo bisogno, nella schematizzazione, e per far comprendere il funzionamento, almeno in maniera qualitativa, vado a mostrare che succede in un PNP, anche se quelli che usiamo di più, i più diffusi, sono gli NPN. Però in questo caso, essendo più semplice comprendere il verso delle cariche, della corrente, che sarà quello delle cariche, preferisco utilizzare un PNP. PNP vuol dire che avremo delle cariche positive qui,
è qua. E il fatto che da una parte abbia indicato più cariche positive rispetto all'altra parte non è casuale, volevo in qualche maniera indicare che questa parte qua è molto 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 più drogata di cariche positive rispetto a quest'altra parte qua. Alla stessa maniera il fatto che io abbia messo pochi meno, pochi elettroni qui, e se ci fate caso questa parte è più stretta, vuol dire che questa parte è molto poco drogata rispetto alle altre due. Ok? Il disegnino, lo schema è fatto in un certo modo proprio per darvi subito delle informazioni. Parte molto drogata, meno drogata, parte drogata pochissimo. Ok? Ora, lì ho definito emettitore, base, collettore, non ho detto, chiedo scusa, quest'altro capo qua, collettore. Ok? E quei nomi non sono casuali. Allora, cominciamo a ragionare in questi termini. Se io volessi creare un movimento di cariche qua dentro, che dovrei fare? Giusto per ricordarcelo, questa è una giunzione, no? Esattamente come avveniva nel Dio. La giunzione di N. Quest'altra qua è un'altra giunzione che sarà NP. Ok? Quindi questa è una giunzione e questa è una giunzione. Allora, vogliamo creare, così come succedeva nei diodi, un movimento di cariche che vanno da un lato all'altro. Che faccio? Né più e né meno quello che facevamo nel diodo. Quando è che il diodo entra in conduzione? Quando è polarizzato direttamente, o no? Ora, se guardo qui questa giunzione, questo, posso, se non considero quest'altra parte, per me è come se fosse un diodo, o no? Ergo lo polarizzo direttamente, cioè ci stiamo? Quindi metto l'anodo qua e il catodo qua. Ovviamente che succede? Non più nemmeno quello che succedeva nel diodo. Siccome questa è molto drogata, questa parte qua è drogata in maniera molto più densa di quando non lo siano tutte le altre, abbiamo un gran numero di cariche che si muovono andando in questa direzione. Vi trovate? E ora forse comincia a essere più chiaro i termini emettitore, base, collettore. Perché? Beh, se le cariche partono da qui, questo lato è il lato dove abbiamo l'emissione di cariche. Da dove partono? È il nostro rubinetto che noi apriamo e fa scorrere l'acqua. Ecco perché questo è il nostro emettitore. Qui base, diciamo che non è forse subito chiaro qual è il senso di, questa, di questo nome, sappiamo che è poco drogata e per di più lo spazio che c'è tra questa parte e questa parte, che intercorre quindi l'area della base, è molto piccola, pochi micro, molto stretta.
Allora è chiaro che, cominciate un attimo a ragionare, se io ho parecchie cariche positive che arrivano in un posto che ha poche cariche negative, quindi abbiamo poche ricombinazioni in percentuale, ci stiamo. Per di più quest'area qua è stretta, quindi non c'è la possibilità per le cariche di trovare un numero elevato di cariche di segno opposto, e per giunta lo spazio è anche piccolo. Okay. Ora io che voglio fare? Voglio prendere le cariche positive che sono arrivate qua e voglio tirarle da quest'altra parte. Ci stiamo? Allora, se io voglio prendere le cariche positive qui, attrarle da questo lato dove ci sono altre cariche positive, che devo fare? Devo prendere questa giunzione e polarizzarla inversamente, perché non dimenticate che in prima battuta, prima che abbiamo la migrazione delle cariche positive, questa giunzione NP con le cariche qua, le cariche positive sono le cariche minoritarie in questa parte qua, prima che abbiamo l'eccesso di cariche che arrivano dalle metiture. Ci stiamo? Quindi che devo fare per tirar via le cariche minoritarie da quella che ho chiamato base? Polarizzo inversamente. Perché? Perché ovviamente se io qui ci metto un bel catodo, tutte le cariche positive verranno attratte da questa parte e avremo un flusso di corrente che andrà in questo senso. Quindi qui, se faccio un giochetto del genere, ottengo che le cariche positive partono da sinistra e arrivano a destra. Ci stiamo? Ok. Immagino che la maggior parte di voi si starà facendo una domanda: che cavolo ha combinato quel trenino? Che vuol dire qua? Se quello è più, come fa a essere contemporaneamente anche meno? Mi state domandando un'altra cosa del genere? E perché? Perché avete dimenticato quello che vi ho detto. Più e meno che significa? Più e meno non significa niente così in maniera astrusa. Più e meno è il valore dell'energia potenziale. Il fatto che io abbia un più da una parte rispetto a un meno che sta dall'altra parte significa che la parte dove c'è il più, le cariche hanno un'energia potenziale maggiore di dove c'è il meno. Non so se è chiaro. È il discorso di chi sta a 1000 metri, a 500 metri, a chi sta a livello del mare. È quello il discorso. Ci stiamo? Dipende dal riferimento che io ho, come vi disse il suo tempo. Quindi il fatto che io abbia messo più qui e meno qui non c'è, non dà adito a nessun tipo di incongruenza. Significa semplicemente che questo potenziale qua è maggiore di questo, ma soprattutto questo potenziale qua è maggiore di quest'altro, perché altrimenti non riuscirete a tirar via le cariche positive che sono arrivate dalla base. Ci stiamo? Ci stiamo, signori? Chiaro? Ricordatevelo bene, signori. Un elettronico sa benissimo che significa più e meno, perché deve ricordare sempre che quello fa riferimento al potenziale della carica. Quindi più e meno significa che rispetto a un riferimento uno ne ha di più di energia potenziale e uno di meno. Stop. Tanto è vero che sui circuiti voi potreste provare un circuito, un pezzo, una parte, una pista, un componente che sta a più 10 volts rispetto a chi? Rispetto al riferimento di massa. Magari quello sta a 30.000 volts perché il riferimento di massa sta a 29.990 volts. Ci sta o no? È sempre lo stesso discorsetto. Il riferimento qual è?
Per questo noi simulatori, se non mettete la massa di riferimento, di massa, quello non vi calcola niente, o dai numeri. Chiaro? Se non avete i piedi per terra, vuol dire che state per aria, abbiate paura. Il riferimento di massa è essenziale. Allora, in questo modo io ho preso delle cariche positive, le ho fatte passare attraverso questa giunzione, arrivano in questo punto, chiaramente, come dicevo prima, qui una parte delle cariche, ma veramente piccola, andrà a ricombinarsi con le cariche di segno opposto che si trovano alla base. Ci stiamo? E quindi potremmo fare un disegnino del tipo: una parte delle cariche si ferma qua, un'altra parte continua perché io attraverso quest'altro generatore le tiro fuori e faccio loro attraversare quest'altra giunzione. Ora è chiaro, questo l'abbiamo chiamato emettitore, questo vi ho detto base, qui è il punto dove confluiscono tutte le cariche, cioè il collettore. Ecco perché questo viene detto collettore. Emettitore, collettore, base. Base perché? Perché è riferimento tra entrambi, rispetto ad entrambi. Vedete che sia questo, che sia l'emettitore che il collettore, fanno riferimento al punto centrale, alla base. Ci stiamo? Ora, se guardate un attimo, posso andare a dare dei nomi a queste polarizzazioni. Questa differenza di potenziale la chiamerò V e V. Il potenziale maggiore è sull'emettitore. Quest'altra qua sarà V e C. E ricordando che convenzionalmente il verso della corrente è il verso delle cariche positive, capite anche perché il simbolo del TNT è questo qua, perché qui le cariche partono dall'emettitore e vanno verso la base. Ecco perché nel simbolo del TNT voi avete la freccetta che dall'emettitore va verso la base. Ci stiamo? Il motivo è questo. Scritto tutto? Chiaro tutto, signori? Cambia qualcosa se anziché avere un PNP o un NPN? Le cariche maggioritarie densamente sull'emettitore dell'NPN saranno negativi, la base saranno cariche positive poco drogate e con la base un'area molto piccola. Il collettore non è drogato in maniera così bassa come la base, ma non è certamente drogato allo stesso livello dell'emettitore. Ovviamente, se io voglio creare una corrente qui, che devo fare? Ancora una volta, quella che è la giunzione, a questo punto diamo un nome a tutti, di emettitore, perché questo è l'emettitore, questo è il collettore e qui c'è la base. La giunzione che sta tra l'emettitore e la base la chiameremo giunzione dell'emettitore, e ovviamente l'altra giunzione la chiameremo giunzione di collettore. Ora, per far muovere le cariche negative, che devo fare? Devo fare esattamente quello che ho fatto prima. Questo è un diodo, solo che è un diodo NP. Però per far muovere le cariche non devo fare nient'altro che continuare a polarizzarlo direttamente. O no? La giunzione è NP.
Quindi metto stiamo, ripeto, sto polarizzando direttamente la giunzione di rettitudine. Stesso discorso di prima, le cariche, in questo caso le cariche negative, si muoveranno dall'emettitore verso la base, quindi avremo un flusso di cariche che si muoverà in tal senso, essendo poco drogata la, la base e per giunta essendo molto stretta, la possibilità che un gran numero di cariche provenienti dall'emettitore possano andare a ricombinarsi con le cariche nella base è bassa e quindi avrò un gran numero di cariche che non si ricombinano e che stanno in base. A questo punto devo fare come dicevo prima, prendo queste cariche dalla base e le tiro verso il connettore. Per fare in modo che le cariche negative che stanno qua, sono arrivate in base e non si sono ricombinate, devo semplicemente polarizzare inversamente la giunzione di connettore, esattamente come ho fatto prima, solo che tutti i valori, tutte le polarità sono invertite, perché ora le cariche che si muovono sono le cariche negative, che vuol dire che polarizzare inversamente la giunzione di connettore significa che metto il più qua e il meno dall'altra parte. Siamo? Perché ora, forse è meglio lo faccio rosso, le cariche negative verranno attratte dall'anodo della batteria e quindi potranno attraversare, hanno l'energia per attraversare la giunzione di collettore e quindi ho il flusso di cariche che si muovono in questo senso. Solo che sono cariche negative, quindi convenzionalmente la corrente va contraria, o no? Quindi anche qui le cariche che si muovono partono dall'emettitore e vanno verso la base, ma essendo negative la corrente va contraria. Infatti nell'NPN la freccia va dalla base verso l'emettitore. In realtà il fenomeno è lo stesso. Ci stiamo? Quindi questa sarà la VBE e quest'altra sarà la VCE. I pedici invertiti significa semplicemente che abbiamo invertito la polarizzazione, perché non dimenticate mai che convenzionalmente la prima lettera è riferita al punto a potenziale più alto. Siamo? Prego. La seconda polarizzazione a destra sì? È VCB. C'è ragione. Ho sbagliato. VCB, scusate, è che stavo già pensando alla caratteristica. Quando uno diventa vecchio è certo. Grazie. È chiaro che qui ci sarà alla fine dei giochi ci sarà anche una VCE. Faccio la somma secondo le proprie polarità, otterrò una VCE. Vedete a me la stessa cosa qua, qui avrò comunque una VCE che potrà essere negativa in questo caso. Stiamo. Allora, la cosa da tenere bene a mente in questa spiegazione di carattere qualitativo più grave è che ha sicuramente la corrente di emettitore è formata dalle cariche che partono dall'emettitore sarà quella più elevata.
perché abbiamo detto che questa parte qua è più densamente popolata. Quindi io so che la corrente di emettitore è quella più elevata, ma soprattutto è dall'emettitore che partono le cariche. Una parte di queste cariche finisce nella base, l'altra parte nel collettore. Quindi, considerando questo un nodo, io posso dire che la corrente di emettitore sarà sicuramente uguale alla corrente di base più la corrente di collettore. Non ci piove. O no? Aprite il rubinetto. Una parte dell'acqua del rubinetto la mettete nel bicchiere, un'altra parte finisce nel lavabo che avete chiuso. È chiaro che la somma dell'acqua che sta nel lavabo e l'acqua che sta nel bicchiere sarà per forza di cose l'acqua che uscita dal rubinetto, o no? Il ragionamento è semplicissimo. Poi, se volete fare gli sboroni, dite il primo principio di Kirchhoff. Allora, c'è anche un'altra cosa da considerare, che questa corrente qua di base è piccolissima, perché abbiamo detto che qui dentro ci stanno poche cariche, si ricombinano in pochi, ergo quella corrente sarà quella più bassa di tutti. Ci state? Sì? Allora, giusto per tirare, così per vedere un attimo che formule vengono fuori da questo ragionamento, io posso cominciare a pensare che la corrente di base sia una quota parte molto piccola della corrente di emettitore. Questa piccola parte la chiamo alfa, dove alfa è qualcosa di molto molto più piccolo di 1, anzi alfa è minore normalmente oppure uguale di 0,1, poi dipende da chi costruisce andare a gestire la quantità di cariche che mettono alla base, la dimensione della base, affinché il numero di cariche che partono e arrivano in base possa essere più o meno elevato. Chiaro cosa intendo per alfa? Intendo quella parte che abbiamo detto piccolissima di cariche che sono partite dall'emettitore e che si ricombinano, che vanno nella base. Ci stiamo? È evidente che se faccio una considerazione del genere, la corrente di collettore a cosa sarà uguale? A ciò che è partito meno questa parte qua. Chiaro? Facciamo questo. Quindi, una prima considerazione è quella che dice che I con B è uguale ad alfa con S. Alla stessa maniera posso dire che I con C è uguale a 1 meno alfa per I con E, o se non vi piace sarà I con E meno alfa I con E, e questo sarà il nostro principio. Corretto? La I con C che cosa sarà? Sarà quello che è partito dalla I con E meno la I con B, ma la I con B abbiamo detto che è una parte piccola, ergo I con C è uguale a 1 meno alfa da I con E. Ok. Prego. Io non ho capito l'ultima I con C. Questa? Ti ho spiegato questo, perché questo te l'ho messa subito facendo, raccogliendo il fattore comune. Siccome pensavo che, a differenza di quello che è avvenuto, anziché essere tu a chiedermi questa qual è il motivo di questa qua, ho aggiunto questa sperando che così, mettendo a fattore comune il bone qui, fosse evidente dove salta fuori questo. Poi, ognuno fa come gli pare. Se avessi fatto quell'altro mi sarebbe stato chiesto probabilmente quando lo saltava fuori. Immagino. Ok? Allora, questo non lo posso cancellare visto che abbiamo capito da dove viene fuori, no? Bene.
Sì, certo. Allora, sto per ricavare una di quelle relazioni fondamentali del Francisco Cicerone. Allora, da qua risulta abbastanza evidente che io posso dire che I con V fratto alfa è uguale a I con E, o no? I via destra sinistra per alfa e ottengo quello da là. Ci stiamo? Bene, quindi al posto di I con E posso mettere la relazione che ho con I con B, e andando a sostituire qui che cosa ottengo? Ottengo I con C è uguale a 1 meno alfa, al posto di I con E ci metto I con B fratto alfa. Corretto? O semplicemente sostituito. Chiaro? E allora, rimettendola in maniera un po' diversa, non è cambiato niente, no? A questo punto richiamo la vostra attenzione sul fatto che quel valore alfa che cos'era? Era il numero di cariche che si combinavano in base, molto molto piccolo. Io lì ho scritto che è minore o uguale di 0,1, però ripeto, chi costruisce arriva a 0,0001 a seconda di quello che vuole ottenere, a seconda di quale caratteristica vuole aumentare o meno. Allora, se questo è un numero più piccolo di 1, quando dividete per un numero molto più piccolo di 1, non molto, che succede? Che il valore aumenta. Se voi dividete per un numero maggiore di 1, il risultato diminuisce. Se dividete per un numero più piccolo di 1, il risultato si incrementa. Qua sopra, se alfa è piccolo, 1 meno alfa quant'è? È un numero che sarà, in questo caso, supponendo che alfa sia 0,1, 1 meno 0,1, cioè 0,9, diviso 0,1. 0,9 diviso 0,1 quanto fa? 0,9 diviso 10 alla meno 1 fa 0,9 per 10 alla 1. Di conseguenza capite che qui vi trovate il 0,9 per 10, che diventa 9. Se questo valore è ancora più piccolo, 0,01, che cosa otteniamo? 0,99 sopra e 0,01 sotto, cioè 10 alla meno 2, che portato sopra diventa 10 alla 2, e quindi avete 0,99 per 100. 99. Allora, è chiaro che andando a regolare le cariche, e questo come lo fai? Col drogaggio della base, con la dimensione stessa della base, io posso andare a modificare la relazione che c'è tra la corrente di base e la corrente di conduttore. Premetto, per come dire, onestà intellettuale, ho completamente dimenticato quelli che sono i flussi delle cariche minoritarie, perché in ogni caso le cariche minoritarie ci stanno, andrebbero conteggiate. Però, in maniera grossolana, le bypassiamo, perché rispetto alle correnti dei maggioritari che vogliamo considerare sono residui. Quindi in questo ragionamento non le ho considerate, perché qui andrebbe anche messo il flusso di cariche nel collettore dovuto alle cariche minoritarie. Ci sarebbe un'altra parte piccola
che andrebbe in qualche maniera considerato. In definitiva posso dire, chiamo beta questo valore 1 e lo alfa fratto alfa, dico che questo beta è la relazione che c'è tra la corrente di base e la corrente di connettore. Chi costruisce i vari transistor al posto di beta utilizza un altro indice, un altro tipo di valore, che è il guadagno statico, e viene indicato con HFE. Hybrid forward emitter, guadagno statico emettore. Attenzione, HFE è il bit. Diciamo che le due cose sono abbastanza simili, quindi è lecito pensare che quell'HFE che trovi sui datasheet sia questo. Ripeto, abbiamo bypassato una serie di piccole considerazioni che andrebbero fatte se non avessero fatto un'analisi rigorosa, ma sui transistor di rigoroso vedrete che non è proprio un discorso che si può fare in maniera sistematica. Il transistor fa i conti che vuole far fuori. E allora, alla fine, la relazione cambia qua. Fondamentale, che non dovete dimenticare giammai, sarà questa: I con C è uguale ad HFE per con B. Che, come vi dicevo, non è sempre vera. Vedremo tra un attimo perché e cosa. E, ripeto, occhio, qui FE è scritto maiuscolo, non è un caso. Per distinguerlo, e l'ho chiamato guadagno statico, per distinguerlo ovviamente da un altro guadagno che sarà dinamico, di cui ci occuperemo quando andremo a considerare il transistor all'interno di un amplificatore. Ci sarà il guadagno dinamico del segnale che viene utilizzato, che ovviamente deve essere dinamico, o no. E solita parentesi. L'informazione che noi vogliamo trasmettere sta sempre nella variazione. Esempio classico che faccio sempre, almeno che io ricordi cosa sia, sempre o meno non lo ricordo, perché oramai comincio a essere vecchio. Mi dite voi cosa comprendereste se io, anziché andare a modulare la mia voce, cioè cambiando la cavità orale con la lingua e emettendo flussi di aria diversi affinché le corde vocali vibrino in maniera diversa, se io facessi questo, ma le mie emissioni sarebbero quale informazione ci sarebbe? Cosa comprendereste in un suo continuo? Niente, o no? È ben diverso se io faccio perché potrei cominciare, ed è quello che si fa, a pensare di aver trasmesso un'informazione, perché cambio tra quando emetto un suono e quando non lo emetto. E lì potremmo giocare all'infinito, ed è quello che fanno i vostri cellulari, i vostri computer, è il binario, vero, falso, alto, basso. Così come potrei anche giocare su qualche altra cosa, del tipo... So che la cosa mi fa ridere,
cosa sta cambiando? La durata. La tecnica qua si chiama TDM, Time Division Modulation, è un'altra cosa che tu utilizzate costantemente in ogni momento. Allora, questo per dirvi semplicemente una cosa, che è nella variazione che c'è l'informazione. Ecco perché nel mio transistor, quando lo voglio utilizzare come amplificatore, cioè come qualcosa che prende un segnale, un'informazione, e la amplifica, devo distinguere quello che è un altro guadagno, che non è il guadagno statico che ho qui. Ci state? Spero più o meno di aver iniziato ad aprirvi la mente. Ok? Stand by. Thanks. Bene. Questa relazione qua, non dimenticatela. Queste considerazioni sono ovvie se partite da come si svolge o come noi vogliamo far svolgere il fenomeno. Andiamo oltre. E comincio a ragionare in un certo modo, cioè c'è una delle considerazioni ovvie, come sempre. Noi abbiamo visto che per fare in modo che ci sia flusso di carico, quindi corrente, devo polarizzare direttamente la giunzione di emettitore. Ci stiamo? Polarizzare la giunzione di emettitore nell'NPN significa che la mia UB deve essere maggiore di 0. O no? Nel momento in cui io voglio che ci sia conduzione di carica, devo fare in modo che la UB sia maggiore di 0. E che poi, in qualche maniera, il fenomeno rispetti questa relazione. Se invece io voglio che non parta niente, basta mettere VBE minore di 0. Quindi, qui avrò, come dire, conduzione, e qui avrò, chiamiamola, interdizione delle cariche. In poche parole, qui ho la corrente che passa dall'emettitore al conduttore, ho le cariche che passano dall'emettitore al conduttore. Qui non c'è più flusso di carica. Ho chiuso il rubinetto. Ci stiamo? O no? Ora, visto che stiamo con l'NPN, ha un circuito fisso. Mettiamoci una resistenza.
cortocircuito banale, dove ovviamente sto riproducendo il fenomeno che ci interessa, cioè qua ci sarà una I con C, qua ci sarà una I con B, la VBE sta qua e qua ci sarà una VCE. E chiaramente qua avremo le icone. Come vedete facciamo solo forse no. Voglio mostrarvi semplicemente come facciamo noi in qualche maniera a andare a utilizzare questa considerazione che abbiamo fatto, che ripeto, è ovvia, se ricordiamo qual è il fenomeno a cui noi stiamo assistendo. Se io voglio che ci sia corrente, siccome è un NPN, sappiamo benissimo che le cariche partono dall'inibitore che vanno verso la base, ma convenzionalmente la corrente va al contrario. Le cariche sono quelle negative, quelle che si muovono, no? Chiaro? Stiamo? Quindi per me la corrente parte dal collettore, passa in base e arriva sull'emettitore, convenzionalmente. Sappiamo benissimo che invece la cosa è in quel modo lì. Allora, io posso, vedete che qui, nel momento in cui alimento con un generatore, ho chiamato VCC, posso far passare la corrente I con C, che creerà una caduta di potenziale sulla resistenza, ok? E quindi, che ne so, se è una lampadina questa si accende, un LED, se è un motore, il motore si apre. So che la corrente di collettore va nell'emettitore, ribadisco al contrario, la carica, solo quando la VBE è maggiore di 0. Che altrimenti non c'è flusso di carica, la lampadina non si accende, non c'è caduta sulla resistenza. Ci stiamo. In che maniera io posso andare a decidere se far passare o meno la corrente dal collettore all'emettitore e quindi avere la caduta qua sopra? Perché è chiaro che se questo è interdetto, la corrente non si chiude qua in circuito, non si chiude qui a massa. E quindi la corrente non passa, mi pare evidente. O no? Ci stiamo, ragazzi? Questo, quando è in conduzione, è come se fosse un interruttore chiuso. Quando è interdetto, è come se fosse un interruttore aperto. Non passa la corrente, non c'è flusso di carica. Mi vedo perplessi. Qual è il problema? Problemi? Allora, io posso andare a decidere se far passare questa corrente oppure no, andando a polarizzare la VBE. Ora, per come ho polarizzato e messo la mia, il mio generatore di tensione qui, è chiaro che la VBE sarà positiva e quindi ci sarà conduzione, o no? Nel momento in cui io volessi chiudere il mio interruttore, basterebbe che mettessi VBB a 0, perché se VBB è a 0 non c'è corrente che arriva, non c'è caduta qua, qua è 0, la VBB sarà uguale a 0 e il mio transistor è interdetto. O no? Se volete, per indicarlo, generatore variabile, per cui quando io metto VBB maggiore di 0, sto dando tensione, avrò una corrente che circola qua dentro, o no? E questa, se guardiamo, è la maglia cosiddetta dell'ingresso, formata dal mio generatore, dalla resistenza e dalla caduta che ho sul transistor, tra base e emettitore. Ci stiamo? Quindi noi sappiamo trattare benissimo un caso del genere. Perché? Che dobbiamo fare?
Come ripeto sempre, prego. La freccia su UBB cos'è? E sta a indicare che questa batteria io posso variare il valore di tensione. Quindi lo porto a zero oppure lo porto maggiore di zero. Perché qui per interdire il transistor basta che la UBB sia zero. Ho chiuso il rubinetto, dall'emettitore non parte più niente. Chiaro? Allora, quando questo UBB è maggiore di zero, quindi mi trovo nel caso di conduzione, per comprendere cosa succede, per avere quantitativamente dei valori reali e non far solo chiacchiere, che faccio? Ho una maglia chiusa, che devo applicare? Tiro. Giovani, tutta l'elettronica la fate con il principio di, con la legge di Ohm, i principi di Kirchhoff e qualche altra cosettina. Resistenze semiparallele, sovrapposizione. Chiaramente, oltre a quello, occorre anche ragionarci, perché altrimenti non si va da nessuna parte, comunque, a prescindere. E allora, nel dubbio, io applico Kirchhoff. Quando non sapete cosa fare, applicate Kirchhoff, che da qualche parte arrivate, anche se non sapete dove, però non sbagliate di certo. Allora, se applico Kirchhoff qui, qual è l'equazione che posso scrivere? VBB meno R con B, I con B, meno VBE è uguale a zero. Corretto? Comincia a ricordarvi qualcosa? No, ve la metto in altra maniera magari. Meno R con B, I con B è uguale a VBB meno VBE. Ancora non vi ricorda bene qualcosa? I con B è uguale a meno meno, non è che sto sbagliando le cose, ho sbagliato infatti, questo non è meno ma è più, è uguale a meno 1 su RB UBE più UBB fratto R con B. Non so se si legga bene con questo pennarello blu che Teacher Edition durano la metà degli altri. Si legge? Così si legge ancora meglio. Si capisce di meno? Ho raggiunto lo scopo. Scopo dell'insegnante è non rendere le cose più semplici, rendere più complicate, perché solo così vi applicate di più e diventate più intelligenti. La pappa pronta non fa bene a nessuno, bisogna guadagnarsi, bisogna provellarsi per procurarsi, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora, was ist das? Se quella non mi dice niente, vuol dire che io la settimana prossima vi interrogo a tappeto. E il voto massimo credo che al più potrà essere 3.5. Ma sul diodo, quando abbiamo ragionato sul diodo, siamo andati a cercare il punto di lavoro del diodo e dovevamo portare in grafico la relazione tra la corrente che attraversava il diodo con la tensione che io applico, non usciva una roba del genere. Del resto, l'aggiunzione tra emettitore e base altro non è che un diodo. Va aspettate per caso che la relazione corrente-tensione, solo perché gli avete messo vicino un'altra aggiunzione, cambi totalmente? Ormai come niente. Il funzionamento del diodo rimane inalterato, è qui, può essere variato un po' da un punto di vista quantitativo, ma la logica che lo fa funzionare è lo stesso.
Quindi questa in una relazione I con B, VBE non è nient'altro che una regge con coefficiente angolare meno uno su RB, o no? E ve lo devo dire io, l'ho già detto io, tocca a voi ora. Allora signori, questa cosa qua in qualche maniera, ma è anche, se mi permettete, era anche ovvio, ci fa capire o ci fa intuire che qui siamo di fronte al funzionamento di un diodo. Ergo la caratteristica è quella di un diodo, la caratteristica di due, scusate, tra la I con B e la VBE. Ci stiamo? Perché stiamo ragionando tra base ed emettitore. Funzione, in questo caso NP, se fosse un PNP, funzione PN. Ok? Che cosa mi aspetto? Quello che ho già studiato, che vorrei aver studiato, cioè che la caratteristica, me la metto così, I con D, V con D, non era una roba del genere quando lo polarizzavamo direttamente, o no? Noi la giunzione di emettitore, quando vogliamo portare in conduzione il nostro transistor, la dobbiamo polarizzare direttamente, quindi vado oltre un quadrato, vado al terzo a vedere il breakdown, non sto lavorando con uno Zener o con uno Schottky, quindi ci stiamo? Allora, vi ricordo, qua c'è la tensione di ginocchio. Qua c'è la V con D che è, avevamo detto, tra 0,5, 0,6 e 0,8. Ok? Più o meno. L'andamento era di questo tipo, di tipo esponenziale. Cambia qualcosa se anziché dire I di diodo, io dico I di base, e anziché dire la tensione sul diodo, mi riferisco sempre alla tensione sul diodo, la chiamo VBE, o no? Solo perché gli ho cambiato nome, non è che quello si metta a funzionare diversamente. O no? Un delinquente è un delinquente, potete chiamarlo Pasquale, Giovanni, Roberto, ma sempre delinquente. E viceversa. Bene. Questo è quello che ci dovevamo aspettare, perché abbiamo detto che quella giunzione si comporta paro paro alla giunzione che c'è sul diodo. E quindi questa equazione cosa riguarda? La retta di carica del diodo. La retta di carica del diodo. La retta di carico del nostro diodo. Ora sparo una cavolata, ma supponiamo che sia il punto qua sia VBB tratto fatto RB. E qua ci sta il punto VBP, la retta è una roba del genere, ci stiamo? Il punto di lavoro sarà questo qua. È chiaro che se cambia VBP, ad esempio l'aumento, è chiaro che la retta si muove verso l'alto, o no? Supponete che la muove. Aspetta, sia questa e il punto primo sia questo, potrei aumentare la VB perché avrei un valore più alto o più basso, o no? Il punto di lavoro cosa mi permette di trovare? Beh, mi permette di trovare la corrente di base di lavoro e la tensione tra base e emettitore di lavoro, e vedete che a seconda che io cambi il valore del VBB, questa coppia VBE di lavoro, IB di lavoro, può cambiare. Ogni volta che fisso VBB ottengo una coppia di valori I con B di lavoro, VBE di lavoro. Corretto? Allora, chiaro? Stand by.
e signori, questa non è nient'altro che la caratteristica in ingresso di questo oggetto strano che chiamiamo bipolar junction transistor. Ci stiamo? E ovviamente dice vabbè, la I con B può variare, che sappiamo che al variare della I con B deve cambiare la I con C secondo quella regola lì. Quindi vario la VBB, mi cambia la I con B di lavoro e la VB di lavoro, in qualche maniera anche la I con C dovrà cambiare. Quindi il cambiamento di ingresso si riverbera sull'uscita, su quella che io considero l'uscita, cioè sulla I con C, la I con E, la caduta con CE, la caduta che c'è sulla resistenza che ho messo sul connettore, ribadisco, potrebbe essere il motore, voi accendete e spegnete il motore, potreste accelerare o meno nel momento in cui utilizzate la tecnica PWM. Quindi a questo punto è gioco forza che noi andiamo un attimo ad interessarci a quello che succede su questa maglia qua, esattamente come abbiamo fatto le altre volte. Io qui potrei tirare tranquillamente l'equazione di quella che sarà la retta sulla maglia d'uscita, basta applicare Kirchhoff, otterrò un'equazione di quel tipo e avrò una retta. Mi occorre però andare a vedere quali sono i comportamenti del transistor da questo lato qua, cioè andare a vedere la relazione che c'è tra la corrente di collettore e quella di emettitore, la caduta che c'è tra collettore ed emettitore. Mi serve un'altra tabella, un altro grafico di questo tipo. Se in ingresso siamo andati facile, ricordando che all'ingresso avevamo una giunzione NP con PN, quindi l'andamento non poteva essere che quello di un diodo, la relazione che c'è tra tensione e corrente, e qui è un po' diverso. In qualche maniera possiamo pensare, è un'idea, che io mi metta qui e faccio variare la V con C. Se varia la V con C, mi varia ovviamente la I con C, la VCE, la caduta che c'è qua, e mi metto a trovare tutti i punti man mano che cambio per tirar fuori una retta, un andamento. Non so se è chiaro. Come fate voi a tracciare un grafico? Qui voglio la relazione che c'è tra, in questo caso, la corrente di collettore e la caduta che c'è tra collettore e emettitore, la VCE. In che maniera ottengo questo? Beh, andando a variare la tensione che do all'esterno a quella maglia. Aumento questo, aumenta la VCE, quindi io vado a vedere i vari valori di I con C, mi vado a misurare i vari valori di I con C. Non so se è chiaro la procedura, vi sto dando un'idea di massimo, ma non è che sia proprio così diverso il concetto. Il circuito è più scarno per fare tracciare questo, questo diagramma. Dovrei eliminare la R, metterei la luce C qua, che a questo punto sarebbe la luce C, cambio la luce C e vedo che succede sulla I con C. Ci state? Mi state capendo sì o no? Tone, sì o no? Bene, allora, che cosa viene fuori? Che prendo la VCE, l'aumento piano piano, ottengo una serie di punti che io tento di fare lineare, naturalmente, scordatelo. Unisco quei punti ottenuti andando a variare la VCE e ottengo una curva che ha un andamento del genere. Forse questa è un po' più ripida. Ottengo una roba del genere. Ci stiamo? E ho ottenuto la caratteristica che avevo in ingresso, qualcosa di simile. Quiet. È
vero che io ora sono andato a vedere quello che succede in uscita, ma non dimentichiamoci questo. Cosa avevo detto? Che qui, cambiando la VBB, mi cambia la I con B, che è la VBE, o no? E se cambia la I con B, deve cambiare per forza la I con C. Questa relazione è vera. Il che significa che io ho tracciato questa curva, ma ho dimenticato in prima istanza andare a vedere quanto vale la I con B a cui sto lavorando. Cioè ho regolato l'ingresso secondo un certo valore e poi me ne sono dimenticato. Quindi la I con B rimane quella lì e a seconda del valore di I con B che ho vado a cambiare la VCC. Non è proprio così, dovrei chiudere qua. E quindi aumento la VCE e ottengo questa curva qua. Allora è chiaro che la domanda successiva è: ma se io vado a cambiare la I con B, e quindi che ne so, se qui era 10 microampere, la cambio in maniera tale che sia 5 microampere, sto sparando dei numeri a caso, giocatemi, 5 microampere, che cosa mi aspetto? Beh, è chiaro che se la I con B è più bassa, sarà più bassa la I con C. Da questa equazione è evidente, o no? Dopodiché, quando l'ho fissata quella che diavolo è, rifaccio lo stesso giochetto, vado a giocherellare qua sopra, cambio la VC, quindi cambio il valore di VCE e vado a tracciare una curva come questa. Stavolta la curva la traccio e mi viene fuori una rotta leggera. Questa la chiamo IVQ primo. Mi esce qualcosa che nella prima parte ha un andamento simile, dopodiché comincia a cambiare. Questo giochetto lo posso reiterare, ottenendo varie curve parametrate con diversi valori di con B. Proprio ha spiegato. Il bombino secondo, il bombino terzo e così via. Ci stiamo? Ottengo una famiglia di curve parametrate con i con B, perché ogni volta che io cambio il valore di i con B automaticamente mi deve cambiare i con C e andando a misurare. Questa è una cosa, un esperimento che si potrebbe fare, ma è, non è semplice, perché il transistor è un po' disco. Otterrò che la I con C sarà più alto o più bassa a seconda che ho gestito l'I con B più alto o più basso. Chiaro? Chiaro, signori? All right. Well. Allora, ottengo questa famiglia di curve parametrate con i con B. Ovviamente torno al punto di partenza, nel senso che vado a considerare l'equazione alla maglia di uscita, che sappiamo che verrà fuori sempre una retta. Quindi se applico a questa maglia IRCO meno R con C, I con C, meno VCE, meno niente, uguale a 0. Corretto? Ma vediamo l'equazione da sotto, del resto se non la vedete la potete tranquillamente tirare fuori. Il che vuol dire che questa è comunque un'equazione di una retta, mi tiro fuori i valori esattamente come ho sempre fatto, ottengo una retta di campo. Ci stiamo? Dove avrò qui VCC fratto RC e qui avrò VCC. Tanto di pulizia, questa è la VCE. Ci stiamo? Quindi per sapere il valore di I con C e VCC, una volta che io so qual è il valore della corrente di base, supponete che sia questo, tracciata la retta di carico, il mio punto di lavoro sarà questo. Se cambia la I con B, cambierà il punto di lavoro. Chiaro? Stand by.
Allora, caratteristica di uscita, caratteristica di ingresso di un circuito di questo tipo. Queste sono le curve I con C, VC, si chiama transcaratteristica del transistor, che ci dice qual è la relazione tra la corrente del collettore e la corrente e la tensione tra il collettore e l'emettitore, e questa è la caratteristica di ingresso, che è quella di un diodo, che ci dice qual è la relazione tra la corrente di base e la tensione base-emettitore. Bene, concretizziamo un attimo le cose, perché a questo punto c'è da fare una considerazione. E la considerazione che dobbiamo fare la possiamo realizzare con questo tipo di circuito, del tipo supponete che io qui abbia bisogno che in questa resistenza passi una corrente di collettore, che ne so, 15 mA. Voglio che la corrente di lavoro sul collettore sia 15 mA. Ok? Ci stiamo? Posso dimensionare tutto a pene di segugio come mi viene, o c'è qualche parametro che devo rispettare? Apriamo la seconda. Qual è la relazione fondamentale, sto diventando dislessico, che dovete rispettare in un transistor? Supponete che il nostro transistor, chi l'ha costruito, vi dice che il guadagno statico sia pari a 200. Ci stiamo? Questo che significa? Che 15 per 10 alla meno 3, la I con C, deve essere uguale a 200 per I con B. Punto di lavoro o no? Ci state? Quindi quanto deve valere la I con B? Almeno, se no la I con C non la vedete mica. Cioè, se I con B rispetta questa relazione, voi vi troverete una I con C di 15 mA. Se la I con B è più bassa di quello che deriva da questa equazione, non avrete 15 mA sull'uscita. O no? Ci stiamo? Quanto vale I con B? Oh. 15 diviso 2, a me sembra che faccia 7.5, o no? Sì. 10 alla meno 3 diviso 10 alla 2, quanto fa? 10 alla meno 5. Questa deve essere la mia corrente di base. Ci stiamo? Chiaramente questi sono aperti. Come facciamo noi ad assicurarci che effettivamente ci sia almeno questa corrente di base? Affinché noi abbiamo la corrente di collettore che ci serve, perché se pensate che questo è un motorino e se non ci passano 15 mA il motorino non parte, o gli date almeno 15 mA quello non va, o no? Ci stiamo? Chiaro? Per far sì che questo sia vero devo ottenere un valore di 7,5 per 10 alla meno 5 ampere sui B. E come faccio ad ottenerlo? Santo Kirchhoff, ora pro nobis. Applico la relazione che conosco sulla maglia d'ingresso e tiro fuori la I con B minima. In che maniera? Queste le posso cancellare. Come la relazione. Questa l'abbiamo applicata. E allora, un DB. La riscrivo per l'ennesima volta, R con B, I con B,
meno VBE uguale a 0. Considerazione sull'ingresso. Quando abbiamo parlato di diodi, abbiamo detto che nel momento in cui il diodo entrava in funzione, che valore aveva la tensione? La tensione di ginocchio quant'è? 0,5 volts la tensione di ginocchio. Il valore della tensione che dovevamo dare, considerando la curva esponenziale, era tra 0,6 e 0,8. Normalmente si mette 0,7. Ci stiamo? Quindi, siccome ora voglio che il mio transistor funzioni nella zona di conduzione, questo valore qua lo posso supporre uguale a 0,7 volts. Ci stiamo? La VBB che andiamo a dare, che gli vogliamo dare? Che ne so, 10 volts? Mi piace? O no? La I con B, quanto deve essere? Deve essere quel valore lì. Giusto? Per far sì che quella relazione sia vera, devo tirar fuori la R con B, non posso metterla come minimo, ma deve essere una R con B tale che questa uguaglianza sia vera. O no? Ci state? Vado a giocherellare e chiaramente ottengo che R con B sarà uguale a VBB meno VBE fratto I con B. Spero che si legga. VBB abbiamo detto che è 10 meno